ragione. Ah, però voglio chiedere anche a insomma, uno del nostro gruppo, cioè G-Max, se anche a lui piace correre con Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Buonasera. Sono troppo di parte oggi. Un po' troppo, che senso? Lo so, e se un film mi piace tocca vabbè, dirlo. Fai bene. Dove io purtroppo non l'ho visto, ma andrò presto. Di un po' Sochmel Dumaro. Lo dico romano io, no, se vuoi, faccio la traduzione. Sachma Dumaron. Però se ti la pida saparsot che le piazza un po' mattot. Vabbè. Un'altra volta. Io. Allora, dove mi hai portato questa settimana? Dunque, questa settimana, l'ultima puntata, ti ho portato delle immagini bellissime artistiche. Wow. Ho fatto un weekend d'arte a Milano, sono state due splendide mostre, una di Karsten Holler, che si chiama Doubt, è un grande artista belga, all'Hangar Bicocca di Milano, conosci? Cavolo. Certo. È un hangar insomma adibito ormai a mostre, ci fanno feste, installazioni e questa mostra è molto bella perché diciamo che è sullo stile del Luna Park. Quindi molto carino, vedi la famosa stanza divertito? Degli specchi, quella che non uscivi più, e poi le varie ruote, bellissimo, veramente bellissima, gente molto carina, tutti insomma carucci, pettinati, c'era anche filo zucchero no, filato, quello no, purtroppo no, anche insomma, però ecco c'erano tutte le varie giostre, tutte fatte da questo grande artista, quindi è proprio una vera e propria installazione, molto divertente, con gente che svolazzava. Sei tu questo? No, a me non mareggeva il peso, ci ho provato. Però mi avete meglio di no, quindi insomma se no gli sbragavo l'installazione e poi i soliti selfie e poi c'era un letto che viene affittato per tutta la mostra, 500 euro a notte e tu ci puoi dormire, comodo. Hai capito che bellezza? Allora poi invece c'è di pomeriggio al Diurno Venezia, che tu sai che cos'è? No, a Milano qui c'erano i bagni pubblici. E dove la gente insomma pagava per andarsi a fare la doccia, a fare i bagni. E Sara Lucas, la grande artista di Londra, ha fatto questa mostra che ha un nome insomma un po' strano. La location è originale, vedi, con le mattonelle. L'hanno rimessa apposta. No, così. No, è proprio questo, cioè la mostra è questa. Tutta insomma sullo stile di... Un po' decadente, tutto rovinato. Tutto un po' cesso, un po' con ste carse appese che sembrano prosciutti, insomma. Però insomma molto carina, e poi insomma un po' dei urinatoi perché ovviamente stiamo dentro bellissimo, i bagni. Però, mamma mia. E quindi insomma molto bello. Tutto sto casino l'ha fatto lei. Caruccia che è con sto salame così insomma, e poi mi sono fatto pure i capelli, infatti se vedi c'ho il taglio nuovo. Sì, stai proprio bene. Grazie, infatti, cara. Detto, grazie. Bello. Comunque weekend artistico d'arte, ti è piaciuto? Ma weekend d'arte? Ti piace l'arte, insomma, sì. Io ho fatto un regaletto a Marco, dai. Beh, a te piace. Acculturati, almeno all'ultima puntata. L'ultima puntata siamo un po' andati più in alto. Però come insomma diciamo sempre noi a Troppo Giusti, non siete usciti soltanto voi di Veloce come il Vento al cinema questa settimana, ma adesso andremo a vedere quali sono gli altri film che vi daranno battaglia e filo da torcere con... Belli Freschi.